Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Buongiorno Dario, buongiorno David, buongiorno. Buon appetito a tutti, eh. Ma hanno rimasto solo Ferretti. Però ti posso dire una cosa: meglio soli che male accompagnati, che credo che sia una delle due, dei tuoi caposaldi, vero? Sì, ho Ferretti? Capito, ma chi erano gli accompagnanti? Galopera e Righetti. Che ah, però... quindi loro si sono schifati, no, di fare il collegamento, no, con me. In realtà li ho rimossi io, perché stanno facendo una riunione importante. Quindi... ah, ho capito. Quindi era molto più bello se loro se fossero però rifiutati, eh? Sì, ti piaceva, allora, hai avuto molto più motivi, ti piaceva di più, capito? Ti piaceva di divertirmi poi all'atere. Mimmo, allora facciamo un attimo mente locale. Allora, differenziato per Totti e Borriello, poi invece allenamento in palestra personalizzato per Balzaretti, Maicon, oddio l'altro non mi viene, e Gervinho. Mentre si parla, dovrebbe uscire una nota, eccolo qua, credo sia è uscita. Lesione di primo grado all'adduttore destro per Torosidi, fuori per 15-20 giorni. Non una buona notizia, diciamo. No, specialmente in un momento in cui Balzaretti, diciamo, l'Editiero c'è un po', non dico di emergenza, però insomma comincia ad essere un po' un'emergenza. Se dovesse poi alla fine mancare anche Balzaretti, ci sarebbero solo due esterni di ruolo. Maicon, che è un po' faticato, mi raccontano, e Dodò dall'altra parte. Ci potrebbe essere una soluzione, come ti posso dire, di grandissima emergenza a sinistra con Marchigno, eventualmente. Ci potrebbe essere una soluzione di grandissima emergenza a destra con Taddei, insomma. Però è chiaro che stiamo parlando di seconde o terze scelte nel caso in cui ci fosse bisogno. E questa è una partita molto delicata, no? Più si avvicina, io più cerco di ricordarlo che questa è una partita davvero molto importante. Sai, adesso tu non prendere in considerazione il periodo, le situazioni e tutto quanto, però come, e questo in questo senso, se ci fosse stato Ubaldo gliel'avrei chiesto anche a lui direttamente, però questa partita di lunedì, aspetta solo un secondo. Dai col diffusore, dai del diffusore. No, vabbè, tranquilla, non succede mica niente, tutto a posto. Aspetta. Prego, perché? Non si possa. Prego? Intende? No, camion che è passato, ha fatto un casino, un camion prima che è passato. È proprio piano di camion. Stavo dicendo che la partita del lunedì assume un'importanza per me fondamentale. Lo dico, Davide, lo sai perché? Perché ovviamente sappiamo tutti come andranno poi le cose domenica, quello che accadrà domenica pomeriggio, e la Roma, al di là del fatto che verrà scavalcata in classifica avendo una partita in meno domenica, viene comunque da due partite in cui non è riuscita a vincere, quindi diciamo che è un momento più psicologico difficile che sicuramente tecnico, no? Allora, questa partita, fatte tutte le debite proporzioni, lo dico e lo ripeto, mi ricorda la partita Pisa-Roma nell'anno del secondo scudetto. Nel senso che in quella circostanza lì la Roma era chiamata a dare una risposta non soltanto alla Juventus, ma e la Roma era ancora comunque nelle posizioni di vertice, era in testa sicuramente, però doveva dare una risposta a tutti coloro che avevano la convinzione che la squadra fosse ormai arrivata al capolinea. Ecco, allora a me servirebbe, o quantomeno servirebbe ovviamente alla Roma, che la squadra lunedì desse questa dimostrazione di esserci, una dimostrazione di forza, come per dire, le parole che ha detto ieri De Santis: noi siamo primi in classifica e vogliamo restarci più a lungo possibile. Mi sembra che sintetizzino un po' questo che io sto dicendo, facendo anche dei paragoni di 30 anni fa o giù di lì. Ecco, questo è il momento di dare una dimostrazione di forza al campionato. Uno dice: ma come, 12 partite, hai fatto 10 vittorie e 2 pareggi, devi dare un'ulteriore dimostrazione di forza? Sì, devi dare una grande dimostrazione di forza psicologica, perché sono stati 15 giorni di grandi pressioni su questa squadra, ne abbiamo parlato mille volte, si parla di Juventus capolista già tranquillamente, talvolta sbagliando, talvolta invece magari facendolo proprio apposta. Insomma, la Roma deve dare una risposta concreta sul campo per restare in testa alla classifica. Capisci, Davide, qual è il discorso che ti voglio fare? Diciamo che l'importanza è soprattutto psicologica, perché riprendere dopo la pausa
giocando per ultimi, quindi probabilmente da seconda in classifica, perché tanto la Juventus passeggerà a Livorno anche se c'ha le assenze, eccetera, eccetera. Una chiesa, una passeggiata. Rispondere in quel modo, cioè vorrebbe dire: oh, noi non molliamo, cioè, domenica andiamo a Bergamo, ma noi ci andiamo a Bergamo per vincere, siamo capaci di poterlo fare, ve l'abbiamo dimostrato, perché col Cagliari abbiamo vinto e non ci ha scalfito nella convinzione il doppio pareggio con Torino e Sassuolo. Cioè, beh, esattamente, però siccome ovviamente tutto questo deve essere provato con i fatti, allora ecco, io ti dico, la partita di lunedì assume un'importanza fondamentale in questo campionato, perché è la partita in cui la Roma deve dare delle risposte di tenuta psicologica, l'ho detto prima, non tanto di tenuta tecnica, perché il campionato è ancora lungo e insomma ci sono tante giornate da giocare, però dopo due pareggi, dopo la sosta che ha lasciato degli strascichi inevitabilmente negativi, Davide, quante volte abbiamo detto sarebbe bene sempre vincere la partita prima della sosta, perché poi così ti garantisci 15 giorni di serenità. Non sono stati 15 giorni sereni per la Roma, questo dobbiamo ricordarlo, non sono stati sicuramente dei giorni di crisi, di polemiche o cose di questo genere, ma non sono stati giorni sereni, perché insomma quel gol che la Roma ha subito a 18 secondi dalla fine della partita con Sassuolo ha minato un po' di certezze, magari non all'interno della squadra, questo noi non possiamo saperlo e magari lo verificheremo soltanto lunedì, però abbiamo detto mille volte che qualcosa nell'ambiente è stato toccato, no? Qualcuno ha cominciato a cedere un pochettino alla depressione, come prima aveva invece ceduto all'esaltazione. Secondo me bisogna restare sempre molto con i piedi per terra, ma per riuscire a fare questo, Davide, bisogna innanzitutto battere il Cagliari, lo ripeto, una partita molto delicata, per tutta una serie di motivazioni, perché ti mancheranno dei giocatori importanti. Io ogni volta che manca Totti ripeto sempre che manca il miglior giocatore di questa squadra, ma anche non soltanto il miglior giocatore della storia della Roma, quindi però anche senza Totti hai vinto, sì, però io vorrei che Totti fosse sempre comunque in campo, ci sono da verificare alcune situazioni legate ad alcuni giocatori, benissimo, è una partita che non si presenta assolutamente facile. Io vorrei che la squadra fosse avvelenata, che la squadra avesse il veleno in corpo che hanno i tifosi in questo periodo. Ecco, se la squadra dovesse avere il 50% del veleno in corpo che hanno i tifosi per tutto quello che si sono sentiti dire in questi 15 giorni, beh, allora l'ostacolo Cagliari potrebbe essere superato con più facilità, con più tranquillità. Però io questo non lo so, lo spero, me lo auguro, però avremo soltanto poi una verifica a partire dalle 20:45 del lunedì. Allora, De Santis, Maicon, Benatia, Castan, Dodò, Pjanic, De Rossi, Strootman, Florenzi, Ljajic, Gervinho. Era Jedvan. Credo che non si possa sfuggire da questa, sdirazzare da qui, insomma, no? Questa è la formazione che sulla carta basta e avanza per battere il Cagliari. No, però non mi piacciono questi discorsi basta e avanzano, David, scusami, non ce l'ho con te nello specifico, però però un po' con me ce l'hai, devi capire. No, un po' ce l'ho con te, le partite vanno tutte giocate, tutte, dalla prima all'ultima, anche se incontri l'ultima in classifica non c'è mai la certezza di vincere, la partita la devi fare te, tu vai in campo, ti metti lì, svereni l'avversario e poi dici è stata una formalità, ma dopo devi dire no, che a me non, si ragionamenti basta avanzano nel campionato italiano, soprattutto quando vai a affrontare il Cagliari, che è una squadra che non soltanto quando viene all'Olimpico a giocare contro la Roma sembra giocarsi sempre e comunque la strada di casa, ma è una squadra molto umorale, qualcuno mi ha anche scritto un aggettivo leggermente diverso rispetto a umorale, ma io preferisco dire umorale, chi vuol capire capisca, è una squadra che non sai mai quella che ti trovi di fronte, ok? Poi lo ripeto, David, ieri lo abbiamo ricordato, questa è una squadra che negli ultimi due anni è venuta all'Olimpico e ha vinto in tutte e due le volte, allora indipendentemente dal fatto che è arrivato pure il momento che la smettano, no, di fare una cosa del suo genere, però il Cagliari è storicamente una squadra che ti mette in difficoltà, ti ha messo in difficoltà a casa sua, negli anni, insomma sono due anni che vince qua. Scusami? Sono due anni che vince qua. Esattamente. No, ma io se non ricordo male è una vita che la Roma non vince a Cagliari. Poi sì, dopo... l'anno scorso abbiamo vinto a tavolino, ma quasi vent'anni praticamente. Esattamente, c'è una cosa, quindi c'è una tradizione per cui io cerco di dire tutte queste cose per invitare tutti coloro che magari dicono basta e avanzano quelli che ci stanno. No, insomma la partita andiamo lì e giochiamola e vediamo quello che succede, cercando di mettere tutto quello che uno c'ha dentro e ricordandosi che una vittoria consentirebbe alla Roma di restare ancora prima in classifica e di dare un gran bel marameo, diciamo così, no? A tutti coloro che stanno già festeggiando per il ritrovato primato della Juventus, campione d'Italia, lanciato in fuga verso il Trieste, eccetera, eccetera, cose di questo genere. Quindi
è una partita molto molto delicata da un punto di vista tecnico, ma non lo è ancora di più da un punto di vista psicologico. Senti, Mimmo, c'è la sensazione che la squadra potrebbe ancora una volta trovare difficoltà nel costruire gioco, perché senza Totti, diceva giustamente stamattina Paolo, poi uno può rimanere delle opinioni che gli pare. Paolo chi? A Sogna, può rimanere le opinioni che gli pare, però poi dopo la Roma senza Totti ha fatto due gol col Napoli, poi 1-1-1. Cioè, sai che c'è da dire che poi dopo prima ne faceva 3-3-3, esatto, ha preso pure tre gol. Sì, tra l'altro, non so quanto c'entra i Totti, no, c'entra pure quello perché possesso palla diverso, la personalità, eccetera, eccetera. Ora, tutti concordavamo sul fatto che Ljajic non ha. Se anche ha delle doti tecniche straordinarie, perché tecnicamente è un giocatore secondo me fantastico, ma non ha la predisposizione al mettersi al servizio della squadra come fa Totti, l'assist, la voglia proprio di cercare più il passaggio che il tiro, no? Nella maggior parte dei casi Ljajic non ce l'ha, un po' per vocazione personale e un po' proprio perché è giovane, quindi ancora non ha capito probabilmente come funziona stare in una squadra di un certo livello e avere un ruolo nodale come gli si chiede. Questo potrebbe portare Pjanic a giocare ancora più avanti di quello che non fa normalmente, e quindi la Roma diventa un 4-2-3-1 in questo caso? Ma sai, nominalmente la Roma gioca 4-3-3, poi dopo vai a vedere lo sviluppo del sistema di gioco durante le partite e ti accorgi che molte volte si sistema anche in maniera diversa, il 4-2-3-1, talvolta io ho visto anche un 4-1-4-1, soprattutto quando De Rossi si schiaccia molto all'indietro e si mette davanti a fare il libero praticamente davanti alla difesa, no? Io non lo so, io ritengo che è chiaro, lo dicono i numeri, ma lo dice anche insomma la visione delle partite, dove dice anche un pochettino la logica. Se c'è Totti la Roma gioca in un certo modo, se non c'è lui ovviamente gioca in tutt'altra maniera, e l'assenza di Totti si sente anche negli altri giocatori. Cioè io si è sempre detto che la qualità migliore di Totti è quella di far giocare bene i compagni, no? Per cui sì. Se giocano tutti bene, poi gioca bene fatalmente la squadra. Lo stesso Ljajic, che contro il Sassuolo non è stato efficace, chiamiamolo così, dai, dal punto di vista realizzativo, però comunque è uno che si presenta, ha sbagliato troppo, tant'è vero che poi i suoi errori sono costati la mancata vittoria, perché se lui avesse soltanto segnato una delle occasioni che ha avuto a disposizione, si andava sul 2-0, poi era una partita che poteva prendere anche una piega ancora più dilagante, diciamo così, nel momento in cui tu avessi fatto il secondo gol. Però ormai questo appartiene al passato, i sei ma non contano niente. Però Ljajic è uno che ti può dare qualcosa, certamente non ti dà quello che ti dà Totti, ma quello che ti dà Totti non te lo dà nessuno se non è Totti. Ecco, io mi accontenterei che Ljajic ripetesse la prestazione fornita contro il Sassuolo, a patto che fosse un pochino tanto più determinato in fase di conclusione, perché questa è una squadra che comunque ha costruito anche senza Totti, ha costruito in maniera diversa se andiamo a rivedere le partite, però comunque le sue brave occasioni ce l'ha avute, è mancata un pochino troppo in fase di finalizzazione. Ecco, io mi auguro anche, poi dopo potremmo essere più precisi quando avremo anche le convocazioni, che possa dare una mano anche destro, perché potrebbe rappresentare qualcosa di importante in un attacco che ha bisogno di alternative anche sul sistema di gioco. Ecco, quindi dato che questa è una partita che si annuncia un po' così particolare, perché ti verranno a mancare dei giocatori non soltanto davanti, perché se Borriello anche oggi fa differenziato difficilmente non lo vedremo in campo, no? Lo stesso Totti è assolutamente fuori, e dietro ti manca qualcosa e davanti ti manca qualcosa, già la partita è complicata da per sé da un punto di vista sia tecnico ma soprattutto psicologico. Allora c'è bisogno di tutti quelli che ti possono dare una mano. Io spero che una mano possa darla anche destro, ma mi aspetto anche cose importanti ad esempio da Gervinho. Noi abbiamo tanto rimpianto, abbiamo rimpianto la sua assenza nelle ultime partite. Ecco, io spero che lui stia bene e che dia una mano alla squadra, la stessa mano che ha dato quando lui c'era prima di infortunarsi. Quindi tante sono le opportunità che tu hai, David, per fare la partita in un certo modo. Di certo, se non hai Totti, comunque qualcosa ti manca, questo proprio assolutamente fuori discussione.
C'è poco da zazzare, come si dice. Senti, a proposito di zazzare, no, ma cosa pensi che possa essere lo sviluppo della squadra, perché della partita? Perché il Cagliari abbiamo visto che è una squadra molto imprevedibile quest'anno, mentre lo scorso sembrava un po' più affidabile nello sviluppo delle azioni. Dipende sempre da come gira. Cioè, mi sembra una squadra molto volubile, una squadra che se gli va può vincere non dico con chiunque, però mettere in difficoltà chiunque, e può perdere pure con chiunque se non gli va. Sì, nel senso che è una squadra che spesso neanche l'ha fatta le partite, cioè neanche le ha giocate, in alcun altro invece si è giocata la strada di casa. Devo dire che quando gioca a Cagliari sicuramente ci mette tutto quello che c'ha, e poi lì è un ambiente particolare, lo sai benissimo, no? Soprattutto se giocano a Sant'Elia, che è diventata una specie di Tre Fontane un pochettino un po' più grande, ma insomma siamo lì, quindi è chiaro che ci sono delle situazioni un pochino particolari. Però questa è una squadra che sostanzialmente ti può mettere in difficoltà, perché anche giocatori che hanno delle qualità importanti, penso ad esempio a Sau, se giocherà è un ragazzo che ti può mettere in difficoltà perché ha delle qualità tecniche importanti, allora lì sarà importante difendere di squadra tutti insieme. Probabilmente il reparto migliore del Cagliari non è la difesa, quindi ci sarà da fare un certo tipo di pressione sui difensori, metterli in difficoltà cercando di variare anche il tipo di giocate, però stiamo parlando di cose normalissime alla vigilia di una partita. Di certo noi non dobbiamo pensare che il Cagliari verrà qui rassegnato, che verrà qui a coprirsi per giocare una partita difensiva, questo non credo che non sia nel DNA di questa squadra. Se avrà voglia di giocarsi la partita se la giocherà a viso aperto, perché anche giocatori importanti da un punto di vista tecnico, lo ripeto, Saui, Barbo, Piniglia, questa è tutta gente che ti può mettere in difficoltà perché ha delle doti tecniche molto importanti. Io mi aspetto una partita complicata, lo ripeto, molto complicata sotto il profilo tecnico, però secondo me l'ostacolo maggiore che dovrà superare la Roma sarà un ostacolo di natura psicologica, perché lo ripeto, e ripeto quello anche che ho detto ieri, a costo di sembrare anche pedante, pesante, ripetitivo e tutto quello che vi pare a voi, noi stiamo ragionando oggi, che è venerdì, su una partita che si giocherà lunedì, ma lunedì ragioneremo su tutto quello che sarà successo la domenica pomeriggio, quello che sarà accaduto, quale sarà la situazione anche di classifica, a poco da una partita che a quel punto ce ne accorgeremo di quanto sarà diventata importante. Allora io comincio a dirlo adesso: questa partita contro il Cagliari sarà uno dei nodi, degli snodi, come si dice, David? Snodi più importanti secondo me di questa stagione, di questo campionato per la Roma, perché se ci riflettete questa è veramente la partita che tu devi vincere, perché la vittoria non ti dà soltanto i tre punti, capisci? Perché tu devi dare anche un segnale a te stesso e soprattutto agli altri. Mi sto spiegando? Sì, assolutamente. Perfetto. Ferretti, facciamo una cosa, andiamo un attimo al break, poi parliamo cinese insieme, tra poco. Sì, aspetta un attimo, perché prima del break devo fare gli auguri a Gabriella, che oggi compie, non si dicono gli anni, 20 anni. E c'è il Riccardo, che è il nipote, ci pregava di fargli tanti auguri. Tanti auguri, Gabriella, ma tanto gli voleva da te, mica voleva da me, voleva da te. Quindi, Vabbè, comunque sia, gli rifacciamo tutti, dai. A tra poco, vai. Mimo? Pronti? Lei parla cinese? Solo dopo le 14. Che effetto ti farebbe sapere che parte della Roma è a capitale cinese? Come la viveresti una cosa di genere? Sai, culturalmente noi siamo più preparati agli americani, no? Però insomma, negli ultimi anni il mercato cinese, il mercato orientale è quello che ha prodotto, come ti posso dire, più soldi, più ricchezza, insieme con le ex repubbliche dell'Unione Sovietica, no? Ovviamente sono cambiate più ricchi, ha prodotto più ricchi soprattutto. Assolutamente sì. L'idea che possa venire un investitore cinese nella Roma a me non mi fa nessun effetto, nel senso che può essere cinese, americano, come ti pare a te, se poi hanno i soldi, hanno le idee chiare, hanno voglia di fare, portano soldi, portano idee e sono pronti a fare investimenti importanti, beh, insomma, ben vengano questi. Cioè, il problema se te si presenta un finto sceicco, se te si presenta qualcuno che vuole millantare, che poi va a finire magari al gabbio per aver fatto delle cose che non doveva fare, sempre in riferimento alla Roma. Se arrivano signori da qualsiasi parte del mondo con i soldi in bocca, che sono qui per fare il bene della Roma,
ben vengano, non mi interessa quale sia la loro nazionalità, assolutamente. Ovviamente che siano soldi, come posso dire, no? Regolari. Regolari, puliti, ovviamente, no? Mimmo, sai che sai, pensa come è cambiato il calcio, come siamo passati da adesso ti dico, nei nostri studi, per discorsi più politici che calcistici, si aggira, l'ho visto già passare prima, Gaetano Anzalone. Sì. Sta da queste parti, adesso l'ho visto, stava uh-huh. Tutto di Marco Fabiani, credo che dopo interverrà nel GR. E pensa che differenza c'è tra quel tipo di dimensione lì e adesso che dobbiamo pensare. Adesso mi viene a pensare un tipo della Roma, ho già sentito, ho letto, no? Cioè, se arriva il cinese, anche se non comanda lui, perché insomma il pacchetto di maggioranza ce l'ha comunque Pallotta, però pensa che bello, ti si apre il mercato cinese, la Roma diventa una delle squadre favorite dei cinesi, sono numeri mostruosi, pensa che indotto, pensa che mercato, esatto. Pensa che possibilità. Quanta cioè, tra la gestione Anzalone, Viola, Sensi e queste prospettive così internazionali, cioè, in mezzo c'è stato un universo, Mimmo, di... Ma sì, ma ai tempi del presidente Gaetano Anzalone neanche era ipotizzabile una cosa del genere. Cioè le società di calcio erano spesso, talvolta, neanche delle società per azioni. In quel periodo erano delle società di qualche singolo proprietario che si divertiva a fare il presidente. Ti ricordi quando si parlava di coloro che spendevano un sacco di soldi senza poi avere dei tornaconti da un punto di vista proprio economico, ricchi scemi si dicevano, perché semplicemente andavano a prendere i club. Gaetano Anzalone è stato un presidente molto oculato, al quale la Roma deve tante cose, deve anche ad esempio la prima idea di come posso dire, l'idea di portare Pruzzo alla Roma facendo pagare di fatto i tifosi con un abbonamento che era decennale o quindicennale, adesso non me lo ricordo francamente con la precisione, fu un'idea innovativa sotto quell'aspetto, no? La società aveva sempre comunque bisogno di risorse, Gaetano Anzalone magari da solo non poteva garantirle, quindi si cercò e si trova una via importante per dare una svolta, no? E tant'è vero che poi proprio da quella svolta lì, dall'arrivo di Pruzzo, poi piano piano, senza dimenticare un'altra cosa, caro David, che Gaetano Anzalone è quello che di fatto ha progettato e costruito, Trigoria. Non terminato, Trigoria. Sì, sì. Lì vuol dire che stiamo parlando della fine degli anni 70, quindi qualche annetto fa, c'era già un presidente che diceva il futuro di questa società può essere soltanto avere delle certezze, no? Che, come posso dire, è un po' il prodromo, mi consenti questo termine? Ma te l'ho detto, sono due giorni che è un po' prodromo, io l'ho detto. Costruire Trigoria è il primo passo della costruzione dello stadio, mi spiego? Sì, sono d'accordo. Cioè, Si può cominciare a dare delle basi solide al proprio club, costruendo un centro sportivo che poi con gli anni è migliorato, è cresciuto. Se voi andate a vedere le foto dei primi tempi del centro sportivo di Trigoria, che era veramente una cosa completamente diversa rispetto a quella attuale. Però intanto lì c'era l'idea, lì c'è stata l'idea di fare qualcosa di diverso. E appunto lo dico, era veramente il prodromo della costruzione dello stadio, quindi è un mondo neanche paragonabile a quello attuale, non soltanto il mondo del calcio ovviamente, Davide, ma proprio si guardava alla Cina come qualcosa di, no, di, come ti posso dire, di sospetto, sì. Di misterioso, non si capiva bene come fossero fatti, eccetera eccetera, insomma. E poi la storia ci ha raccontato altre cose. E adesso, se dovesse intervenire, si guarda come un'opportunità alla Cina adesso, no? Esattamente. No. Beh, ma i mercati finanziari, quelli le nuove forze sono il Brasile, la Cina, l'India. Questo, se tu ti sì. confronti con qualsiasi promotore finanziario che ti vuol far guadagnare o che comunque ti consiglia di investire qualche soldo, magari andando anche a rischiare qualcosina, ma questi sono i mercati più battuti, quelli che sono in espansione, quelli che hanno comunque dei redditi garantiti, perché vanno avanti al galoppo. Ovviamente sono degli stati che hanno conosciuto un tipo di economia nuova soltanto recentemente, e quindi è inevitabile, no? Quella novità porta sempre grandi risorse, grandi guadagni, anche però bisogna stare attenti quando si fanno questi ragionamenti, perché c'è sempre il rischio poi di esagerare, perché magari si fanno degli investimenti sbagliati. Però la Cina adesso è un paese in grandissima ascesa, lo dimostra anche parlando in termini sportivi, ovviamente di quello che riesce a fare la Cina nel campo dello sport, restando soltanto nel calcio, se voi pensate
che un allenatore che è stato campione del mondo, campione d'Europa e tutto quello che volete voi, come Marcello Lippi, che ha preso, ovviamente ha deciso di andare a lavorare in Cina, è sì perché gli hanno garantito un mare dei soldi, Davide, questo sicuramente, no? Certo. Però anche con la certezza che poi quei soldi li prendi, nel senso che a te ti possono garantire un mare dei soldi da qualsiasi parte, poi però quei soldi ci devono stare davvero, no? Sai quante volte è capitato, ti sarà capitato che qualcuno lì ti fa un'offerta e dice a te chiedimi quello che vuoi, io ti do, sì, però fammi vedere ce l'hai, si soldi da dammi, no? Allora tu immagina che anche il calcio probabilmente è diventato qualcosa di realmente importante, grande, grazie anche a questi personaggi come Lippi, che lì ha vinto tutto quello che c'era da vincere, ed evidentemente il calcio comincia ad attirare anche i grandi investitori. Io devo dire che la grande fortuna della società AS Roma SPA è che si chiama Roma, nel senso che il nome Roma è conosciuto in tutto il mondo, no? È evidente che se c'è un investitore che si vuole avvicinare sa che va a lavorare su un brand che comunque si chiama Roma, e Roma, lo ripeto, è una garanzia, un veicolo economico importantissimo se sfruttato in una certa maniera, e sicuramente questi investitori cinesi si avvicineranno se avranno la percezione di poter fare un affare. Sicuramente lo stesso ragionamento che hanno fatto gli americani, perché insomma Pallotta non ha mai negato di dire che per lui prendere la Roma comunque deve costituire un business, no? Perché sì, magari ci può essere anche un discorso legato al raggiungimento di obiettivi sportivi per quanto riguarda la sua persona, ma è chiaro che gente che tratta sempre di soldi, se prende una nuova società è perché con quella società ci vuole fare un investimento importante. Qualora lo dovessero fare i cinesi, io sono sicuro che comunque metterebbero tutto quello che potrebbero mettere per tentare di arrivare a fare un investimento importante. Quindi se questa gente, i nomi che abbiamo letto, no, anche abbinati al loro curriculum vitae, tutto il loro portafoglio e cose di questo genere, se dovessero avvicinarsi uomini di questo calibro, sicuramente per la Roma sarebbe un vantaggio. Resta da capire se questo si farà. Non credo che sia, ecco, perché il punto è quello. Non credo che sia così automatico il fatto che ci sia un interessamento, che tutto poi vada esattamente, perché stiamo parlando comunque della parte Unicredit, non stiamo parlando della parte Pallotta, di James Pallotta. E se non ricordo male, correggimi se sbaglio, James Pallotta può anche dire questo mi sta bene, sì, quest'altro non mi sta bene. Così, okay, è scritto nei famigerati patti parasociali, caro il mio. Famigerati molto para, sono patti molto para, ecco, da molto para. Vabbè, comunque credo che dovremmo riparlare di questa cosa quando sarà un po' più chiara tutta la faccenda. Un po' quando più concreta, ci sono cose quando più. Cominceranno a essere qualche firma. Allora, quando ci sarà qualche firma, si potranno fare dei discorsi diversi, più seri. Ferretti, noi ci diamo appuntamento a domani. Volevo chiudere soltanto dire che oggi è giornata di lutto nazionale per quello che è accaduto in Sardegna. Io rispetto il lutto nazionale, cercando anche di magari parlare di cose un pochettino più futili e di raccontarci le nostre cose anche in un giorno che non è felicissimo. Triste, esattamente triste come questo. A domani. Ciao Mimmo.